Bene, buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare vi chiedo sempre un feedback su se vedete il monitor e se ci sentite. Meno se almeno iniziate a sentire me, poi dopo. Ok, sì, grazie Claudio, grazie, grazie, perfetto, perfetto, ottimo. Benissimo, grazie del feedback. Niente, allora oggi siamo qui in compagnia di Matteo e Mario, che ormai abbiamo imparato a conoscere. Sapete benissimo che sono molto molto bravi e oggi si andranno a misurare con un argomento che sono curioso anch'io di vedere come lo sviscerano perché non è semplicissimo. E ci spiegheranno un pochettino le potenzialità di Grasshopper nella progettazione quotidiana, per cui è un argomento secondo me molto interessante, ma anche un po' complesso, forse difficile, non lo so, ce lo diranno loro. Niente, vi lascio al webinar, io mi taccio e ci vediamo alla fine per le domande che vorrete porre ai nostri due relatori. Ciao, a più tardi, buon webinar. Grazie Luca. Grazie. Grazie mille Luca. Ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ormai penso ci conosciate. Io sono Mario, accanto a me c'è, seppur in un'altra stanza, Matteo. E oggi, appunto, come vi ha un po' anticipato Luca, cercheremo di trattare del computational beam, quindi della relazione dell'interconnessione che c'è con Grasshopper e Rearchicad attraverso appunto la live connection. Abbiamo voluto sviscerare questo tema che è un po' il webinar conclusivo della serie che stiamo portando avanti ormai da dicembre, se non sbaglio, giusto Matteo? Da dicembre con appunto questi cinque webinar su metodi e processi per progetti BIM, non tanto per porre diciamo, un argomento difficile, ma appunto per calare un argomento che molti studi, molti architetti tentano un po' di lasciare in secondo piano, vuoi un po' per la complessità, vuoi un po' perché appunto a volte non si conosce bene lo strumento e vorremmo cercare di farvi capire come dei semplici competenze di base di Grasshopper possono riuscire a risolvere problemi appunto della progettazione quotidiana. Ci sarà una piccola parte di teoria iniziale che vi esporrà Matteo, poi ci saranno tre casi studio sulla progettazione quotidiana, quindi con dei piccoli esempi, e poi ci sarà un esempio un po' più complesso, ovviamente anche per alzare l'asticella e farvi comprendere di dove si può arrivare con Archicad e Grasshopper, appunto si arriverà fino alla dimensione BIM appunto del BIM 7D della sostenibilità. Prima però di partire con l'argomento, come al solito sapete che facciamo una breve presentazione per chi ancora non ci conoscesse. Io sono l'architetto Mario Napolitano, ho un'esperienza maturata su Archicad e il BIM di circa 10 anni. Ho iniziato appunto con Archicad 15, che mi sembra ormai una versione quasi della preistoria, se così la vogliamo definire. Ho maturato questa mia passione, l'ho perseguita nel corso del tempo, prima con una laurea magistrale in architettura per il progetto sostenibile a Torino presso il Politecnico, con una tesi che appunto, come potete leggere, trattava dell'ibridazione, quindi della connessione tra il Building Information Modeling e il Visual Programming Language, quindi in maniera molto semplice tra il BIM e sistemi di programmazione algoritmica, come ad esempio Grasshopper. E proprio questo sarà l'ultimo caso studio che vi mostreremo al termine appunto di questo webinar. Successivamente poi ho conseguito un master di secondo livello in BIM Manager presso il Politecnico di Milano, dove ancora una volta ho interrogato forme complesse, la loro gestione geometrica e informativa per macroscala e microscala architettonica, quindi semplicemente di involucro o di spazi interni piuttosto che del singolo prodotto di arredamento fra differenti software, non solo Archicad ma anche Revit, Allplan e così via. Successivamente mi sono anche certificato come Archicad BIM Manager da parte di Graphisoft e ho ottenuto appunto successivamente poi la certificazione della qualifica individuale presso Building Smart International per quanto riguarda la parte dei fondamenti dell'Open BIM. In parallelo poi subito dopo sono diventato BIM Coordinator per lo studio Matteo Tunnen Partners, appunto dove poi
ho conosciuto Matteo e ho ricoperto la carica per circa 3 anni e mezzo, mentre invece all'inizio di quest'anno sono diventato appunto BIM Expert e coordinatore del programma Professione per l'Istituto Italiano del BIM, IBIMI, un'associazione non a scopo di lucro che appunto ha come obiettivo quello di divulgare quanto più possibile i metodi e processi Open BIM, quindi riferimento allo standard IFC, e che allo stesso tempo poi ha anche capitolo italiano di Building Smart International. Quindi, insomma, nel panorama, come posso dire, italiano, IBIMI è l'associazione che si prefigge appunto di diffondere quanto più possibile metodi di lavoro aperti e condivisibili fra più utenti come architetti, ingegneri, committenze e così via. Nel mentre inoltre sono appunto diventato un collaboratore esterno per Graphisoft Italia con webinar tematici, articoli sul blog italiano di Articad e allo stesso tempo poi docente, trainer per quello che è il BIM Manager Program, il corso che appunto permette all'utente, allo studente di poter essere certificato come Archicad BIM Manager. Non l'ho fatto partire, non l'ho fatto partire, mi sa che non parte il video, vabbè. Comunque, in sovraimpressione, no, vabbè, Matte, non ti preoccupare. Comunque, non è partito prima il video, ma avete, per chi già mi conosce, sa che nel privato porto avanti i miei canali social. Tramite appunto il mio profilo, quello che fa BIM, dove cerco un po' di condividere la mia esperienza pratica, professionale, teorica per quanto riguarda appunto Archicad e non solo BIM, tutte le esperienze lavorative che faccio con post, reel, dirette, video e così via. In una, ad esempio, è stato anche ospite Matteo, nel mentre ho avuto ad esempio anche altri ospiti e così via, e nel privato mi occupo anche di fornire quelli che io chiamo servizi di BIM coaching e consulting, quindi non solo formazione tecnica o consulenza tecnica, ma anche tutta la parte che riguarda l'implementazione del BIM dal punto di vista delle risorse all'interno di uno studio, quindi lato tecnico e anche lato umano e dei singoli professionisti. Come vedete, questi sono una serie di studi con cui ho collaborato e sto collaborando nel corso del tempo. Ora lascio la parola a Matteo, così vi introduce anche lui se stesso e poi inizierà con la parte teorica del computational BIM. Grazie Mario, buongiorno a tutti, anch'io per chi non ho ancora avuto modo di seguire, diciamo, gli altri appuntamenti che ci siamo diciamo, dati prima di questo webinar, sono appunto l'architetto Matteo Di Filippo, anch'io posso dire appunto di essere partito molto presto nella carriera universitaria con l'utilizzo di Archicad. A seguito, diciamo, dei primi anni di università, poi ho sviluppato un paio di progetti, uno appunto relativo alla Certosa di Pavia, di cui appunto c'è anche un articolo sul blog di Archicad, e poi appunto la tesi di laurea in cui ho approfondito la parte di interoperabilità, quindi di gestione di un progetto nelle sue discipline attraverso appunto un metodo Open BIM, quindi a partire dalla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, di sostenibilità ambientale, appunto. Ci siamo interfacciati tra i diversi software con gli altri colleghi tesisti, con appunto il file IFC e appunto le dinamiche appunto Open BIM. A seguito della laurea magistrale al Politecnico di Milano, mi sono anch'io certificato come Archicad BIM Manager e successivamente, per quanto riguarda, diciamo, l'attività professionale, come anticipava un po' Mario, insieme a lui mi occupo diciamo, collaborazione con Graphisoft Italia, sia come docente per il corso appunto BIM Manager, che anche in parallelo lo sviluppo di webinar tematici, tipo appunto quelli che abbiamo sviluppato per questa serie. E in parallelo, oltre ad essere appunto BIM Coordinator per lo studio Matteo Thun, mi sto occupando di implementazioni BIM, quindi passando, diciamo, da strumenti CAD a strumenti BIM per diversi scenari, quindi sia di studi privati, ma anche di diciamo uffici pubblici, come quello che state vedendo in questo momento nello schermo, che è la riqualificazione del lungomare Marconi ad Alba Adriatica, di cui appunto
avuto l'incarico per seguire tutta la parte di gestione BIM del progetto stesso e in parallelo quindi anche una parte più piccola di progettazione architettonica. In generale, quindi, in questo caso state vedendo appunto la tesi di laurea, che dal punto di vista BIM, come anticipavo, spesso appunto con Mario. Mi trovo a interfacciarmi sia nella divulgazione che poi nella consulenza vera e propria a studi privati. In generale, al lato di questa tipologia di attività, mi sono occupato anche in questo periodo del fatidico Superbonus che diciamo, ha dato un po' un colpo al mercato edilizio in generale. Poi ognuno ha la propria opinione, e anche in quel caso, diciamo, le vesti sono state sia di progettista architettonico che diciamo, poi di tirare un po' le redini anche dell'interdisciplinarietà e quindi la gestione BIM della commessa. Ma appunto, se poi avete intenzione di approfondire quello che sono le attività, appunto, vi rimando al sito internet in cui appunto ci sono un po' di informazioni aggiuntive. Però arrivando invece al tema clou, diciamo, di oggi, esatto, Scottante. al tema scottante e quindi al fatidico crossover, prima di vedere degli esempi più pratici, quindi come anticipava Mario, facciamo una serie di considerazioni a livello di più diciamo a scala teorica per introdurre un po' cosa significa andare a utilizzare uno strumento come potrebbe essere Grasshopper appunto. Come anticipava Mario appunto che poi vi farà vedere in particolare con la sua tesi a che livelli poi si può arrivare quello che viene definito Visual Programming Language non è altro che uno diciamo un approccio che si può appunto seguire in parallelo allo sviluppo BIM di un progetto e che permette di sfruttare delle funzionalità proprie della programmazione che però diciamo escludono una competenza diciamo troppo approfondita dal punto di vista informatico perché a differenza della programmazione testuale che per chi di voi ha un po' di confidenza col GDL potrebbe essere appunto quella di scrivere ad esempio un oggetto all'interno di ARCHICAD direttamente col formato testuale. Con il Visual Programming Language, appunto, andiamo ad avere una serie di interfacce più, come dire, familiari, un po' più semplici, che ci permettono di riassumere delle righe di codice in una schermata, diciamo, che riassume delle azioni, ma poi diciamo che lo vedremo un po' più nel dettaglio. Quindi, quello che viene definito computational BIM sostanzialmente è un sistema che tiene insieme quindi gli strumenti di ARCHICAD, ad esempio, che quindi è il progetto di è il software, scusatemi, di BIM Authoring, supportato da dei software invece di Visual Programming Language che appunto ci permettono di gestire la parte. Appunto la parte di programmazione, parametrizzazione e automazione anche di alcuni processi. Ovviamente per ARCHICAD andremo oggi a visualizzare diciamo, lo strumento Grasshopper, ma sappiamo appunto esserci a disposizione, tra l'altro anche gratuito, anche Paramo, che mi sembra sia stato introdotto, se non vado errato, con la versione 24. Che appunto ci permette di creare in modo parametrico degli oggetti di libreria, ad esempio. Giusto per fare un attimo un quadro riassuntivo della cronostoria, diciamo, di questo aspetto che appunto stavamo introducendo, quindi dei software di Visual Programming Language, vediamo che Grasshopper non è in realtà il primissimo a comparire nel mercato. Ma appunto è stato rilasciato all'inizio, appunto diciamo poco prima del 2010, quindi nel 2007, e ha beneficiato ARCHICAD soprattutto della connessione con Grasshopper, che è quella che andremo a vedere oggi, a partire dal 2015. Vediamo poi un'altra serie di software che
sono compatibili, diciamo, agli utilizzi che possono essere fatti con Grasshopper di altre, diciamo, case software. In generale, prima di appunto passare alla fase operativa, quindi dei video e degli esempi con dei casi studio, le diciamo, possibilità che vi anticipavo sono offerte da un software tipo Grasshopper sono praticamente quelle di andare a, provo a indicarlo col mouse, ok, quindi di andare a riassumere delle righe di testo sostanzialmente all'interno di dei comandi, dei box che vanno sostanzialmente a riassumere delle stringhe che altrimenti dovrebbero essere scritte proprio in modo manuale o comunque testuale attraverso semplicemente l'applicazione di questi comandi riassuntivi. Ovviamente diciamo che possiamo andare a parlare di diversi scenari di utilizzo di questa metodologia, potremmo appunto delinearli in linea di massima come computational design, quindi appunto dove appunto la progettazione computazionale consiste nella realizzazione di un algoritmo matematico, come ad esempio può essere quello sviluppato in Grasshopper, oppure può essere appunto un parametric design, quindi possiamo andare ad utilizzare i parametri che sono disponibili nel nostro script per arrivare ad un risultato, oppure il generative design che sostanzialmente ci permette di estendere un po' gli scenari della progettazione parametrica e appunto fruire diciamo, anche dell'aspetto computazionale appunto, dell'argomento. Per fare anche un riferimento a un criterio che avevamo già accennato nel webinar della scomposizione dei modelli, quindi del model breakdown, anche in questo caso diciamo che torna utile e, come dire, molto coerente a quello che andiamo a trattare, i principi di problem solving che appunto vengono introdotti da Cartesio già nel 600, e quindi cioè andare a scomporre un problema in una serie di problemi più semplici e che ci permettono poi di raggiungere appunto la soluzione che appunto abbiamo in testa di raggiungere. Alcune questioni per rendere un po' più chiaro cos'è che sostanzialmente Grasshopper in questo caso che vedremo ci permette di raggiungere e come dovremmo pensare sostanzialmente di sviluppare quello che nella slide appunto viene chiamato pensiero agente, e cioè una serie di azioni virtuali che il computer sostanzialmente andrà ad effettuare per arrivare a un obiettivo. Quindi diciamo che un parallelismo potrebbe essere quello di preparare un caffè e quindi mettere in ordine tutti i passaggi che dal prendere la moka o accendere la macchina del caffè, nel caso in cui sia quella elettrica, seguono l'uno o l'altro passaggio in modo logico per arrivare, diciamo, ad ottenere poi il risultato, il prodotto finito. Il che significa sostanzialmente che all'interno del nostro software, in questo caso appunto di Grasshopper, dobbiamo andare a capire qual è diciamo, l'obiettivo che vogliamo raggiungere e poi andare a strutturare un percorso di azioni che ci permettano appunto di arrivare al risultato. Ovviamente la strada non è per forza univoca, anzi, appunto, si possono scegliere una serie di passaggi diversi. E appunto, vedete anche nella slide che possiamo andare a strutturare un algoritmo, ad esempio, utilizzando diciamo, delle parti dell'algoritmo come chiamiamole secondarie, rispetto invece a un algoritmo in cui invece tutte le parti sono conseguenziali. Comunque poi adesso andremo un po' a vederlo un po' più nel dettaglio.
per capire appunto come può essere sostanzialmente organizzato quello che viene definito appunto il data tree, cioè l'albero dei dati. In questo caso appunto nella slide vedete una schematizzazione di un processo che parte appunto ha appunto l'inizio al centro del nostro schema e va poi via via a diramarsi attraverso una serie di azioni, che erano quelle azioni che vedevamo prima, quindi di parti di algoritmo che ci consentono attraverso una serie di rami, ramificazioni e percorsi e indici di andare poi a gestire i dati che organizziamo attraverso questo software, appunto, e questo metodo. In generale, appunto, per fare un parallelismo tra quello che è una schematizzazione di tipo più grafica e e riportarla più nel merito, appunto, in quella che può essere una schematizzazione più appropriata all'ambiente Grasshopper, in questo caso, appunto, vediamo semplicemente una transizione di quello schema direttamente visualizzata all'interno di, diciamo, di come potrebbe essere organizzato uno schema, appunto, un algoritmo all'interno di Grasshopper. Vediamo che, appunto, il nostro algoritmo va ad essere, come dire, strutturato in una serie appunto, di rami. E man mano appunto che il dato viaggia, se così vogliamo dire, tra un ramo e l'altro, vediamo che viene organizzato in una serie di nodi che ci permettono poi di andare a fare una serie di operazioni di gestione del dato fino poi all'utilizzo di quei dati in modo operativo per i nostri fini. A questo punto, se appunto, spero appunto che sia stato piuttosto chiaro. Facciamo Sì. un piccolo esempio. Non so se tu, Mario, volevi Matt, aggiungere qualcosa sì, su volevo appena detto. giusto un appunto su questa slide perché appunto come vedete abbiamo evidenziato un po' le tipologie di workflow esistenti perché molto banalmente si pensa che a volte bisogna completamente modellare in Grasshopper piuttosto che solamente in Archicad. In realtà esistono tre differenti approcci. Il primo è quello di una pura programmazione visuale, quindi io vado a creare tutto totalmente in Grasshopper e gestisco da lì, e questo ovviamente ci sono degli studi che hanno appurato che magari lo stesso edificio modellato in Archicad ci vogliono ad esempio 2 ore, in Grasshopper ce ne vogliono ad esempio 14, quindi il rapporto è circa 7-8 volte di tempo maggiore rispetto in Grasshopper, perché ovviamente il processo è molto più complicato. Dall'altro lato, ovviamente, se ci vuole comunque una tempistica 7-8 volte maggiore in Grasshopper, capite che poi con gli esempi che vi mostriamo le modifiche non avvengono più nel giro di minuti, se non anche di ore, come potrebbero essere in Archicad magari a stravolgere completamente il progetto, ma piuttosto in Grasshopper avvengono all'incirca in secondi, se l'algoritmo poi è abbastanza complesso, magari un minutino barra due, ma le modifiche si cercano di contenere. Siccome noi come architetti ogni giorno abbiamo a che fare con una miriade di modifiche tra varianti di progetto, richieste del cliente, eccetera, eccetera, capite poi come una programmazione iniziale, magari un monte ore iniziale maggiore rispetto ad Archicad, può comunque portare un beneficio futuro per quanto riguarda le modifiche. Gli altri due approcci sono semplicemente due approcci misti. Grasshopper viaggia comunque in parallelo anche su Rhino, altrimenti non sarebbe possibile avviare la live connection. E anche qui è possibile avere due workflow misti. Il primo si ha una maggiore programmazione visuale e minori input geometrici e informativi da parte o di Archicad o di Rhino, oppure si può modellare in maniera più spinta su Archicad, riprenderla in Rhino, aggiungere qualcosina, magari qualche forma molto più complessa, e poi creare un piccolo script che ti dà quel risultato finale, magari una pannellizzazione di una superficie curva che altrimenti sarebbe quasi impossibile da riprodurre in Archicad. Quindi ci sono differenti approcci in
di lavoro, sta poi all'utente decidere, secondo anche le proprie competenze, quale è migliore l'uno rispetto all'altro, anche in base alle tempistiche di produzione dello script rispetto a magari una consegna finale, ecco. Sì, no, Ti ho rubato 2 minuti, Matteo, così. anche perché era una cosa che non avevo detto, e in effetti fa molto la differenza poi in base allo scopo per cui si approccia. Esatto. In generale, appunto, vediamo una serie di esempi molto diciamo introduttivi che ci fanno vedere sostanzialmente come è possibile gestire i dati che introduciamo e che utilizziamo all'interno di Grasshopper. Appunto, vediamo che andiamo a creare un dominio di punti e a organizzare una serie di curve nello spazio e andiamo a No, te l'ho scusate, non stoppato così ho magari vedono un po'. Ok, no, scusa, pensavo si fosse impallato il video perché ho detto come No. se è fermato. Ok, scusate, ma siamo in cioè, tutti e due sullo stesso computer, quindi a distanza, non sappiamo chi fa cosa al 100%. Dobbiamo essere anche telepatici. Esatto, quindi possiamo andare in questo caso a strutturare una serie di curve e organizzare appunto. Attraverso una serie di componenti che andiamo a introdurre all'interno del canvas appunto di Grasshopper, cioè dell'ambiente di Grasshopper, possiamo andare appunto a visualizzare questi elementi in funzione appunto di come abbiamo organizzato i dati all'interno del nostro script. In questo caso appunto vediamo un altro esempio è di come a partire da quella che può essere una struttura dati apparentemente semplice, quindi una griglia di punti, in realtà possiamo andare a scegliere come organizzare, ad esempio, questi punti. Vedete che nel primo caso abbiamo, in questo caso appunto, abbiamo una struttura simile a quella che vedevamo nello schema della slide precedente. E se appunto magari facciamo un attimo rivedere questa parte. Sì. Vedete che appunto l'organizzazione diciamo, dei punti in questo momento è organizzato in una serie di colonne, quindi diciamo, l'ordine dei dati a livello di indice diciamo, di questa lista va per colonne, mentre invece forse era già passato prima. Sì, c'era il diagonale. C'era il diagonale precedente in cui appunto la forse però Esatto, non ecco ci qua. ok, quindi in questo caso invece appunto c'è un'unica entità diciamo di dati appunto Quindi a partire dalla stessa lista dati, tramite la gestione del dato, con gli stessi input si possono ottenere tanti risultati, quindi semplicemente maneggiandoli. Si può avere una struttura così oppure una struttura molto più lineare come quella esatto. dopo, quindi con Esatto, una quindi serie di linee sostanzialmente non collegate tra loro. esatto. Okay. Questo appunto per introdurre sostanzialmente quali sono un po' le basi appunto per andare a gestire quegli aspetti fondamentali diciamo di un algoritmo. E entriamo, diciamo, nel vivo di una serie di esempi, quindi di tre esempi che appunto ci permetteranno un po' di capire le potenzialità di questo modo di lavorare, quindi il computational beam. Il primo, sarà quello di andare a posizionare attraverso questo algoritmo che vedete in basso a sinistra una serie di alberi su una mesh che abbiamo all'interno di Archicad. Quindi in questo caso vedete che noi abbiamo raccolto, diciamo, da Archicad attraverso la live connection un oggetto mesh, quindi realizzato con lo strumento mesh, e abbiamo in pianta discretizzato, diciamo, una polilinea all'interno della quale vogliamo che siano inseriti degli alberi, anzi in generale degli oggetti.
Andiamo quindi a creare, vedete che in alto a sinistra abbiamo un'anteprima già in Rhino, in cui visualizziamo praticamente tutti i punti con cui andiamo a popolare quella regione di spazio definita da quella polilinea rossa, e gestiamo appunto il numero di punti che vogliamo inserire all'interno della nostra regione di spazio. A partire da quello, poi andiamo a intersecare la geometria, quindi diciamo la mesh nella sua faccia superiore, quindi la triangolazione superiore quindi diciamo la geometria B-rep della parte superiore della mesh, andando ad intersecare quindi il punto di inserimento degli alberi direttamente sulla mesh stessa. Quindi questo, diciamo, ci permette, nel caso in cui magari siamo in una fase di master plan in cui vogliamo realizzare una porzione di terreno, insomma, una porzione del progetto con appunto un'alberatura, invece di ovviamente utilizzare lo strumento gravità alla mesh e posizionare manualmente gli alberi, in questo modo appunto riusciamo anche in modo parametrico a gestire la quantità di alberi che vogliamo inserire. Quindi vedete che in modo molto rapido, semplicemente cambiando il numero di punti che vanno a costituire diciamo, a popolare di alberi la nostra mesh, in un attimo appunto l'algoritmo aggiorna anche il modello ARCHICAD. Quindi questo potrebbe essere il primo scenario in cui appunto operativamente utilizziamo questi strumenti per ad esempio appunto una fase di master plan, quindi popolando randomicamente una porzione di spazio. Un altro scenario che possiamo andare a descrivere, che diciamo, personalmente poi ho utilizzato nel progetto di cui vi raccontavo qualcosa all'inizio del lungomare. Quindi in questo caso, a partire da un'organizzazione anche tra diciamo, chi si occupa poi dell'implementazione BIM con chi invece sviluppa la parte più tradizionale, quindi con strumenti CAD, il rilievo, una parte progettuale e via dicendo, andando a definire come organizzare i dati, quindi quali linee chiuse, quali layer, eccetera, eccetera, si può andare a ricostruire in questo caso appunto dal CAD ad ARCHICAD, in questo caso, ma potremmo dire da un file CAD a una metodologia BIM, appunto un modello. In questo caso appunto vediamo semplicemente come a partire da un file DVG aperto in un file vuoto di ARCHICAD, attraverso lo strumento trova e seleziona, siamo andati sostanzialmente a prenderci quegli elementi organizzati su layer e per penna. Quindi praticamente il trova e seleziona ci serve se semplicemente per andare ad associare una geometria del DVG a una parte di script di Grasshopper. Vedete che appunto in questo caso si tratta di quasi 3 km di intervento per 40 medie, diciamo, di larghezza più o meno. Ovviamente il lavoro di rimodellazione sarebbe veramente molto impegnativo. In questo caso vedete che, ad esempio, in questo esempio facciamo vedere come possono essere riproposti i muretti verso il mare, quindi che sono delle sedute. Quindi andiamo semplicemente a collegare quelle geometrie a una polilinea all'interno di Grasshopper, collegandola alla parte di script che va a generare un elemento muro all'interno di ARCHICAD. Vedete che in un clic sostanzialmente abbiamo ricostruito tutti i muretti di quasi 3 km appunto di lungomare. Ovviamente appunto ci sono una serie di impostazioni che vanno gestite. In questo caso vedete che c'è una parte di script dedicata diciamo, alla parte diciamo, di settaggi dell'elemento. Quindi in questo caso appunto vengono gestiti i materiali da costruzione e quant'altro. Idem nell'esempio che vediamo a destra, andiamo a ricostruire delle parti di pavimentazione, andando a ricostruire quindi questa tipologia di geometria che è un solaio. In questo caso vediamo che ci sono alcune geometrie che probabilmente sono improprie, quindi non sono perfettamente chiuse, per cui il componente evidenzia appunto il colore rosso. E anche in questo caso, diciamo, con pochissimo sforzo, diciamo, siamo riusciti a ricostruire tutti quegli elementi andando a impostare una serie di
di parametri che ci permettessero questa conversione, chiamiamola così, dal CAD appunto al modello BIM. Giusto per dare un'idea appunto del risultato finale, appunto alla fine di tutto questo processo è stato modellato nella sua interezza tutto il litorale, diciamo, della costa comunale, di cui appunto poi è stato sviluppato a partire da quella base il progetto definitivo ed è in corso appunto il progetto esecutivo. Detto ciò, io cedo la parola a Mario per il prossimo caso studio. Perfetto, allora il prossimo caso studio vediamo come realizzare un solaio laterocemento. In particolare ci siamo un po' chiesti come si potesse automatizzare appunto la creazione delle pignatte all'interno del solaio. Ok, il video è partito e appunto abbiamo creato un piccolo algoritmo giusto per farvi capire anche un po' il procedimento, cosa abbiamo fatto. Abbiamo richiamato il solaio all'interno di Grasshopper e avendo impostato, oh, scusami Matte, se mi, ok, no, ce la faccio da solo così stoppo nel frattempo, spiego. Siccome abbiamo impostato il profilo complesso con il punto di inserimento verso il basso, quindi verso l'intradosso del solaio, abbiamo semplicemente estrapolato la geometria B-Rep da tutte le facce che vanno a comporre il solaio all'interno di Grasshopper, tramite un'interpolazione dei centri di ogni singola faccia, quindi andando a comparare il valore z rispetto a tutti i punti, a tutti i centri delle facce che vanno a comporre il solaio. Quindi, ad esempio, una volta isolato il bordo inferiore del nostro solaio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un altro piccolo algoritmo in modo. Ops. Ho fatto un piccolo. Matte, scusami se mi dai una mano perché da remoto è un po' difficile. Ok, Torniamo grazie. alla parte che Ok. stavi vedendo. Ok. Perfetto, grazie mille. E cosa abbiamo fatto? Una volta isolato il bordo inferiore, abbiamo impostato l'algoritmo in modo tale che potesse capire in maniera automatica quale fosse l'andamento della struttura, quindi delle pignatte. E in questo caso abbiamo evidenziato il lato più lungo del solaio da cui far partire appunto le nostre pignatte. E poi tramite una gestione del dato, ancora una volta, abbiamo semplicemente pulito un po' l'algoritmo da dati superflui e, come vedete, andando a collegare l'ultimo componente, si vanno a generare le pignatte all'interno del solaio. Ovviamente noi cosa abbiamo fatto? Nel profilo complesso abbiamo anche attivato i cosiddetti modificatori di allungamento, quindi anche in questo script è possibile non solo modificare l'interasse fra le singole pignatte, ma anche la loro dimensione in larghezza ed in altezza, e poi ovviamente andrà configurato nuovamente anche il solaio in base ai singoli spessori. E come vedete, allungando il solaio e riportando le modifiche in Grasshopper, le pignatte vengono a crearsi anche per la parte restante. Qua andiamo ad esempio a mostrarvi una singola pignatta. Questo è stato un semplice profilo complesso creato da un DVG banale recuperato dal web con l'impostazione corretta del materiale da costruzione in modo tale che si andasse a sottrarre in automatico tutto lo strato di cemento del solaio. E come vedete possiamo anche aumentare o diminuire l'interasse. E in questo caso facciamo anche la prova a cambiare l'orditura proprio strutturale del solaio e come vedete le pignatte vanno a disporsi piuttosto che sul lato che precedentemente era il lato più lungo del solaio, questa volta aggiornando il solaio sul lato opposto che dal lato minore è diventato appunto il lato maggiore. Questo è uno forse dei casi che più sentiamo spesso come domanda, ma come faccio a realizzare magari un solaio composto da delle pignatte piuttosto che da dei travetti e così via? Questo può essere un ottimo metodo, è uno script abbastanza generico che può essere utilizzato per la stragrande maggioranza dei casi, vuoi che si utilizzano le pignatte o un'altra serie di profili complessi. Ecco, quindi l'idea è quella di sviluppare una serie di algoritmi abbastanza generici,
per la stragrande maggioranza delle necessità generiche della progettazione. Quindi l'idea appunto che vorremmo darvi alla fine di questo webinar è che sì, potete usare il computational beam non per creare le classiche architetture magari organiche che le Archistar producono attraverso questi strumenti, ma anche nel vostro piccolo per velocizzare quanto più possibile il vostro flusso di lavoro e farvi perdere meno tempo possibile per questioni del genere piuttosto che la vera e propria progettazione. Conclusi i casi studio, vado un po' a spiegarvi quello che può essere un'applicazione del computational beam, quindi di grasshopper ed Archicad, un po' più a livello alto, non ad un livello più che altro di progettazione, ma di utilizzo vero e proprio della metodologia BIM e quindi in questo caso del modello informativo che si va a creare in un software generico di authoring. In questo caso la slide è nominata BIM 7D, quindi un BIM in riferimento alla parte sostenibile, quindi di analisi delle prestazioni energetiche ambientali, self-service perché non c'è bisogno di comprare una licenza di un altro software esterno ad Archicad per poter fare queste analisi, ma piuttosto tramite Grasshopper, come appunto vi mostrerò nelle prossime slide, la tesi che ho sviluppato insieme all'architetto Francesco Fiorentino ormai quasi 5 anni fa, ci ha permesso di poter integrare questo sistema di analisi delle prestazioni energetiche ambientali direttamente all'interno di Archicad, quindi di centralizzare questa prima fase di analisi per poi esportare un modello informativo in IFC quanto più completo di informazioni verso consulenti esterni. Come vedete, gli obiettivi della tesi erano i più svariati, come ad esempio l'analisi dello stato dell'arte del computational beam, piuttosto che svolgere i primi test pratici sulla live connection. La tesi ci ha occupato circa un anno di lavoro, era una tesi sperimentale, quindi avendo iniziato a fine 2016 più o meno, perché questo lavoro è stata la continuazione di un laboratorio progettuale dove già avevamo un po' sperimentato Grasshopper, la Live Connection era stata resa disponibile da nemmeno un anno, quindi insomma sì, non è che c'era molto, ad esempio, molti tutorial o molte guide pratiche su questo tipo di applicativo. In parallelo, cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato due algoritmi. Io l'architetto Fiorentino, che appunto vi andrò a mostrare un po' più nel dettaglio, per studiare effettivamente quale fosse il corretto flusso bidirezionale, geometrico ed informativo, quindi non solo di creazione di questo edificio a torre che era d'uso alberghiero, ma anche di tutte le informazioni non solo geometriche, ma anche poi di un'altra dimensione del BIM, appunto quelle energetiche ambientali. E prima di passare appunto agli algoritmi, in questo caso, visto che la tesi era sperimentale e volevamo appunto testare le capacità della Live Connection, in questo caso abbiamo utilizzato un flusso di lavoro puro. Quindi tutto quello che vedete modellato e vedrete nelle prossime slide di questo edificio a torre è stato completamente modellato in Grasshopper tramite uno script, un algoritmo, a parte alcuni elementi che poi vi spiegherò dopo il perché sono stati modellati all'interno di Archicad. Per procedere, l'idea qual era? L'ipotesi iniziale della nostra tesi era quella di creare un primo algoritmo in Grasshopper che andasse a ricreare la nostra idea progettuale, quindi l'edificio a torre, poter creare un modello BIM vero e proprio, ma un modello BIM che fosse anche computazionale. Quindi, come avete potuto vedere, questo edificio si componeva nel suo sistema di involucro ai lati di due superfici curviline con una travatura spaziale, mentre invece nella parte frontale vedete questa facciata con dei frangisole a spessore variabile. Ci siamo rifatti un po' come idea progettuale alle architetture di Herzog e de Meuron, quindi abbiamo preso spunto da loro e come vedete l'andamento variabile dei frangisole segue un po' una linea curva e quindi volevamo rendere il sistema di facciata, ma anche degli spazi interni, quanto più parametrico possibile, specialmente nello spanciamento degli spazi interni verso la corte interna del complesso multifunzionale che abbiamo progettato. Quindi, tornando alla slide che vi stavo mostrando prima, questa era la prima idea
di algoritmo, la seconda era quella di creare un algoritmo che potesse effettivamente calcolare le prestazioni energetiche ambientali mediante un applicativo che si chiama IREA, e dopo vi spiegherò cos'è, in modo tale che attraverso una serie di calcoli si potessero estrapolare tutti i dati geometrici dal modello BIM di Archicad, farli convogliare all'interno di Grasshopper, far calcolare tutte le procedure, tutti i calcoli, ad esempio di sostituzione dei serramenti, delle varie stratigrafie all'interno di Grasshopper, quindi automatizzare il tutto, ma dopo forse vi sarà più chiaro. Prendere questi dati energetici e ambientali da Grasshopper e riportarli all'interno di Archicad, quindi come vedete è un flusso bidirezionale ciclico in continuo aggiornamento affinché il modello Archicad inglobasse questi dati di un'altra dimensione BIM e potesse poi effettivamente creare un IFC che non era un IFC BIM 3D, quindi semplicemente la parte tridimensionale informativa, ma avesse delle informazioni per un'altra dimensione del BIM. E qua, appunto, giusto per darvi un assaggio delle potenzialità algoritmiche, questo è un breve video per farvi comprendere un po' come è stato modellato, ad esempio, il sistema di involucro. Si va semplicemente a cambiare i dati di input e, come vedete, la panelizzazione dell'involucro cambia in maniera abbastanza rapida con tutto il sistema di trave spaziale, passando ad esempio da pochi pannelli a molti più pannelli a pochi pannelli, quindi di dimensioni maggiori rispetto, qua abbiamo esagerato, a pannelli magari di 5 metri per 5 e così via. Ovviamente, scusami Matte se stoppi il video, okay. Ovviamente anche qui abbiamo un attimino giocato, grazie, scusami Matteo, su anche il problem solving, perché questa superficie che da rettilinea diventava curvilinea per poter essere pannellizzata. Tenete presente che era la nostra prima esperienza in Grasshopper e abbiamo imparato tutte queste competenze, insomma, nel giro di un anno. Essendo all'inizio non avevamo delle grosse competenze di pannellizzazione, ma piuttosto che ricavare dei moduli quadrati che poi andavano planarizzati nella parte curvilinea, abbiamo optato in maniera più semplice di suddividere il pannello con un diagonale. Perché questo? Perché appunto come forma geometrica il triangolo è l'unica forma, chiamiamola disponibile in natura, che è indeformabile. Quindi qualsiasi figura voi andrete a comporre con una forma di triangolo, questa risulta planare perché ad esempio un piano può essere descritto tramite tre punti e tre punti nello spazio possono descrivere solamente un piano. Quindi anche un ragionamento prima logico, prima di applicare le competenze pratiche all'interno di Grasshopper. Quindi c'è bisogno anche di un po' di dimestichezza per geometria base, geometria anche descrittiva. Scusami, Matte, se visto che tu sei più comodo a riprendere il video. Grazie. E appunto, poi vi mostriamo il sistema di ombreggiamento. Anche qui vedete che in maniera parametrica potevamo governare lo spessore, piuttosto che magari l'altezza dei singoli frangisole, lo spesso, ecco, in questo caso si sono assottigliati di parecchio, e anche qui l'aggiornamento in Archicad è abbastanza automatico, e allo stesso modo abbiamo creato tutto il sistema di connessione fra i frangisole, il sistema cart and wall, quindi siamo proprio andati a creare le flange che andassero a seguire l'andamento in altezza dei frangisole, e anche qui potevamo scegliere il loro spessore piuttosto che la larghezza delle singole della la larghezza delle singole flange e così via. E se avete notato, poi non era solo un pannello frangisole modellato in tutta la sua lunghezza, ma era stato correttamente suddiviso poi anche in vista della fase di cantiere. Quindi un pannello, ad esempio, ogni circa metro, ogni metro e mezzo, e ogni pannello di frangisola aveva poi il suo sistema di flange di aggancio al cart and wall. Quindi questa è un po' la sintesi dell'algoritmo sviluppato in Grasshopper per poter ricreare tutto l'edificio a torre. Come vedete, forse si intende un po' dall'algoritmo. Ci sono molte connessioni fra differenti parti, ad esempio questa parte qua sulla destra stava
generare tutto il sistema di partizioni interne piuttosto che ad esempio questo qua, il frangisole, e potete capire come differenti parti dell'edificio e quindi dell'algoritmo si vadano ad interconnettere fra di loro, ad esempio fra questo gruppo e quest'altro, in modo tale che tutto l'edificio potesse essere quanto più parametrico possibile. Quindi anche al variare di un singolo gruppo, poi magari ad esempio del sistema continuo di facciata andava magari a cambiare l'ambiente interno dell'edificio a torre. Il secondo algoritmo invece andava a descrivere appunto quelle che erano le analisi delle prestazioni energetiche. Qui abbiamo riportato un breve schemino per far capire un po' quale analisi si andava ad eseguire. Principalmente si andava a calcolare l'energia grigia all'interno dei materiali, il cosiddetto embodied energy. Perché voi sapete che all'interno di ogni materiale è immagazzinata una certa quantità di energia. Ovviamente questo è uno schema riassuntivo che io e l'architetto Fiorentino abbiamo riproposto nella tesi per far capire un po' tutta la dissipazione dell'energia dalle materie prime fino poi alla creazione effettiva del materiale e come poi l'energia immagazzinata nel materiale potesse essere riutilizzata, quindi il materiale potesse essere rinnovato in una fase di smantellamento o di riutilizzo delle varie componenti dell'edificio per un'altra destinazione d'uso al termine del suo ciclo vita. Quindi prima vi ho parlato di IREA. Cos'è IREA? IREA era un'altra tesi sperimentale svolta un anno prima di noi dall'architetto De Maria e dall'architetto Duzel con lo stesso relatore di tesi che è stato il professor Giordano, insieme poi al professor Loturco che ha coordinato nel nostro caso anche la parte BIM. E cos'era in pratica? Era un semplice foglio di calcolo Excel dove si andavano a compilare diversi campi con, ad esempio, area di ingombro delle varie partizioni interne, dei solai, le lunghezze lineari dei pilastri, delle travi e così via, per poter ottenere dei parametri finali simili a questi che vedete in grafica, quindi ad esempio il calcolo dell'embodied energy totale dell'edificio piuttosto che quello periodico, piuttosto che l'indice di rinnovabilità o piuttosto anche la certificazione Minergie, che è una certificazione svizzera per appunto certificare o meno dal punto di vista degli ENSEB un edificio rispetto ai loro standard. Quindi l'idea era quella di non far compilare manualmente all'utente questo foglio di calcolo, ma piuttosto andarlo a compilare in maniera automatica all'interno di Grasshopper, estrapolando direttamente tutti gli input geometrici dal modello BIM. Per farvela breve, questo è stato un po' l'algoritmo di calcolo per questa seconda parte della tesi e vi vado un po' ad evidenziare quelli che sono i macrogruppi. Ad esempio, è stato sviluppato un database di materiali, circa 150 materiali, con già all'interno ad esempio un parametro che poteva essere la densità con cui puoi calcolare la massa e così via, altri parametri per il calcolo dell'embodied energy. C'erano alcuni dati di input che andavano a raccogliere i dati geometrici, aree d'applicazioni, volumi dei singoli elementi in Archicad o ancora quale dovesse essere il ciclo vita dell'edificio, se superiore a 50 anni o meno, piuttosto che la destinazione d'uso, perché poi gli input per ottenere la certificazione Minergie erano diversi se l'edificio era un edificio residenziale piuttosto che scolastico, piuttosto che alberghiero. E ancora invece in questo macro gruppo si andavano a calcolare parametri come l'embodied energy singolo per ogni tipologia di pacchetto edilizio, tipo partizione interna, partizione elemento perimetrale, piuttosto che partizione orizzontale, di copertura e così via, piuttosto che i serramenti descritti con la tipologia di telaio, di vetro e di gas, e questo poi per andare a ottenere gli output che vi ho descritto nella slide precedente. Questo faccio vedere un breve video in maniera molto veloce. Questo appunto era il database che avevamo strutturato in Excel con i dati di input iniziale, ad esempio densità, che veniva richiamato nell'algoritmo e appunto poi si andava a comporre la stratigrafia all'interno di Grasshopper, quindi era possibile scegliere quale materiale utilizzare per la propria partizione piuttosto che per il solaio. Si andavano a comporre i dati dell'edificio, appunto ciclo vita, destinazione d'uso e così via,
andava a comporre per ogni tipologia di stratigrafia la sua, chiamiamola, struttura composta, dando appunto riferimento in Archicad, e questo appunto scegliendo spessore e tipologia di materiale, si andava a creare la stratigrafia e in automatico Grasshopper, per un esempio di area di applicazione, quindi tot metri quadri, qua abbiamo fatto una piccola prova per testare l'algoritmo, andava già a verificare, vedete in arancione, tutta questa serie di output singoli per quella tipologia di stratigrafia scelta. O ancora per i serramenti potete vedere che sceglievamo l'altezza, la larghezza della finestra piuttosto che la tipologia di telaio, di vetro e di gas, come vi ho detto appunto precedentemente, si andavano a calcolare anche gli input per i serramenti con il numero di sostituzioni nel corso che si prevedeva de degli anni del ciclo vita. E appunto in automatico, qua andiamo un po' a settare manualmente la superficie utile riscaldata, vedete come gli output cambiano e anche la certificazione da ad esempio passa ad ECO2, a non verificate e così via. Ovviamente il video va avanti perché per il ciclo vita inferiore a 50 anni c'erano delle dinamiche differenti, più o meno il procedimento è simile. Direi che visto che siamo quasi in chiusura, posso andare avanti, avete capito più o meno il procedimento. Quindi il test conclusivo qual era? Come vedete, prima di avviare il video, sulla sinistra c'era l'algoritmo che andava a creare il modello BIM da Grasshopper in Archicad e l'altro che andava a calcolare le prestazioni energetiche ambientali. L'idea era appunto quella di estrapolare dati geometrici da questo primo algoritmo, immetterli in questo secondo e con un sistema ciclico andare a rimettere gli output energetici ambientali di nuovo nel modello BIM. Ovviamente qua abbiamo avuto un po' di fortuna perché appunto essendo stata la prima release della Live Connection, se qualcuno se lo ricorda, non erano ancora presenti i componenti di estrazione dei dati geometrici da parte di Grasshopper e ci siamo trovati poi nell'ultimo mese a dover rimettere mano completamente all'algoritmo, però insomma poi Graphisoft ci ha un po' salvato la pelle in fase conclusiva di tesi. Quindi il video è molto veloce, ma è giusto per farvi comprendere il funzionamento, qua si vanno a allacciare gli input geometrici, come vedete ora molto esemplificativo, l'algoritmo si accende e si spegne perché si stanno sincronizzando i due algoritmi. Si vanno a comporre le aree d'applicazione dei vari elementi, vengono calcolati gli output finali di tutto l'edificio, ma allo stesso tempo i singoli output per ogni tipologia di stratigrafia utilizzata, che vengono immessi come proprietà Archicad, ovviamente poi erano stati mappati anche con proprietà IFC, e vengono riportati appunto nel modello BIM, che dopo un po' di aggiornamento di qualche minuto, questa volta non di secondi, che comunque era abbastanza complesso, vedete che poi andando a interrogare ad esempio muri piuttosto che pilastri, i dati sono stati compilati in maniera corretta ed automatica da Grasshopper stesso. Quindi sia serramenti, pilastri, travi, curtain wall e così via, la stragrande maggioranza dell'edificio. Mentre invece poi gli output finali sono stati immessi quei 4-5 manualmente all'interno dell'infoprogetto. All'epoca, ad esempio, non avevamo pensato di esportare un XML direttamente da Grasshopper ed importarlo in Archicad. Questa poteva essere un'altra soluzione. Questo è un po' il modello finale, vedete ad esempio le flange dei frangisoli col curtain wall, tutto il sistema di travi reticolari, gli agganci puntuali fra le varie travi e tutta appunto la pannellatura della doppia pelle. E come vedete in planimetria questo era un po' il risultato finale, molto scarno, però tutto quello che vedete era stato completamente modellato in Grasshopper. Diciamo che non avevamo una finalità architettonica, ma più che altro sperimentale. In conclusione, così chiudiamo con un paio di minuti di ritardo. Qual era il risultato finale? Questo era un grafico che andava a descrivere un po' il flusso dati per la prima parte dell'algoritmo. Quindi vedete questa parte qua da Grasshopper, c'erano i vari gruppi di Grasshopper, la totalità di elementi che andava a comporre. Ad esempio, questo gruppo, questi paio di gruppi qua andavano a comporre la stragrande maggioranza degli elementi presenti in Archicad, che erano travi,
quindi travi interne della struttura, la trave spaziale reticolare che avete visto, e quindi siamo andati un po' a descrivere il flusso dati per i singoli elementi di AutoCAD, come ad esempio, mi avvicino un po' perché non leggo più, forme, curtain wall, piuttosto che solai, piuttosto che pilastri e muri e così via. Quelli che vedete in arancione sono gli unici componenti che abbiamo modellato in AutoCAD, come ad esempio porte, poiché ad esempio il componente di Grasshopper funzionava in una maniera abbastanza strana e quindi non ci è sembrato così smart implementare l'algoritmo per generare le porte, quindi le abbiamo inserite manualmente in AutoCAD, piuttosto che ad esempio qua ci sono le scale, piuttosto che le zone, anche qui le scale, non esiste un componente in Grasshopper e quindi abbiamo dovuto modellarle manualmente. Mentre il secondo grafico sta un po' a descrivere la seconda parte dell'algoritmo, quindi abbiamo calcolato l'errore massimo e minimo che potevamo riscontrare fra una compilazione manuale in Excel piuttosto che quella automatica da Grasshopper e appunto, come riuscite a leggere, l'errore massimo non ha mai superato il 5%, che diciamo in fase sperimentale è ammissibile, ma si è raggiunto un massimo di un più o meno il 3% sui risultati finali. Quindi questo sta a significare come un modello BIM ancora più interconnesso con una parte computazionale riesce a verificare le intenzioni progettuali, se effettivamente quell'idea progettuale può essere attuata per quegli scopi oppure no. Quindi la veridicità del dato è fondamentale, si capisce ancora di più come è fondamentale in ambiente BIM. E quindi qua abbiamo un po' giocato sul logo con possibili sviluppi futuri, magari creare un plugin che andasse a un po' a discretizzare il macro algoritmo che avevamo creato e poter creare un plugin all'interno di Grasshopper che potesse far girare l'algoritmo in maniera ancora più efficiente, ma ci vorremmo soffermare più che altro su quali sono gli errori comuni. Principalmente si pensa che un sistema VPL rispetto al BIM riesca a generare solamente geometrie complesse, ci si può approcciare in qualsiasi maniera senza programmazione, senza organizzazione, oppure si può avere solo una concettualizzazione della geometria, ma come avete visto, noi poi abbiamo pannellizzato tutta la superficie. Quello che vorremmo quindi trasmettervi è che, no, ah, ok, ha cambiato. Quali possono essere i vantaggi? Perché il VPL sì, ti riesce a dare una concettualizzazione in fase preliminare, ma interconnesso col BIM ti consente anche di capire effettivamente come quell'oggetto deve essere realizzato in cantiere, esempio classico della pannellatura per quella superficie continua. Quindi cosa si può avere? Si può avere un controllo completo degli oggetti, ma anche avete visto dell'ambiente, quindi tutta la parte informativa, quindi informazioni eterogenee in ambito BIM, e si può avere un alto grado parametrico e di adattabilità dell'edificio in base alle proprie esigenze. E tutto ciò ovviamente porta ad un risparmio economico, delle tempistiche e ovviamente della fattibilità costruttiva. Questo un po' in sintesi, ma penso ci siate arrivate anche un po' voi a conclusione di questo webinar. Ecco, poi abbiamo riassunto un po' tutto il nostro percorso di metodi e processi per progetti BIM. Come vedete, questi sono stati un po' gli appuntamenti che abbiamo avuto con voi da dicembre scorso. Verranno poi tutti caricati, mi sa, mancano gli ultimi due su YouTube, ma insomma, arriveranno il prima possibile. E magari che non sia l'inizio di una nuova serie webinar, non so, Matteo, se... Ma senz'altro, dai, da parte nostra la disponibilità c'è, vedremo, vediamo. Esatto. Quindi magari se avete qualche altro argomento, qualche altro suggerimento, avete qualche dubbio, noi qui vi lasciamo i nostri contatti mail, il sito internet di Matteo se volete dare uno sguardo più da vicino al lungomare, che ricordo quando era arrivato al mattino con lo script di Grasshopper perché gli aveva risolto 3 chilometri, era l'uomo più felice del mondo perché si era risparmiato una nottata.
Non come sono anche, esatto, come anche i miei profili social. Noi vi ringraziamo e lasciamo un po' di spazio alle domande. Ok, bene. Allora, abbiamo non tanti, almeno per adesso non tantissime domande. C'è Davide che ci ha abbandonato durante il webinar perché ha detto che non era troppo difficile. Mario li ha sconvolti con la testa. Allora, David chiede: ma come avete sviluppato la sottrazione tra le pignatte e il solaio? Vado. Allora, quella operazione lì in realtà diciamo che l'abbiamo fatta passare direttamente da funzioni base di Archicad, nel senso che nei materiali da costruzione, sto cercando la slide, ah, scusate, l'ho persa. Dai materiali da costruzione è possibile dare appunto la priorità di intersezione. Quindi noi praticamente abbiamo semplicemente configurato il profilo complesso che a un certo punto si vedeva, volevo. Ok, quindi in realtà questo profilo non è vuoto in questa porzione di pignatta, ma è praticamente all'interno di questa sezione c'è il materiale camera d'aria telaio con una priorità di intersezione molto alta, in modo tale che nel momento in cui viene inserito dentro il solaio vada in automatico a tagliare la struttura del solaio stesso. Perfetto. Poi Claudio vi chiede: ma Grasshopper non è un software esterno ad Archicad con relativa licenza? Sì, dovresti avere la licenza di Rhino. Quindi Grasshopper funziona, è un plugin di Rhino, devi acquistare la licenza di Rhino. Però ovviamente ci sono sempre i 3 mesi di prova da parte della MacNeil, quindi basta che ti registri e se vuoi provare hai 90 giorni di prova di Rhino con tutte le sue funzionalità complete. Sì, che non Perfetto. sono comunque pochi per iniziare un No, no, po' a prendere assolutamente. la mano e capire anche se magari può essere utile fare l'investimento di acquistare la licenza. Perfetto, poi Giuseppe chiede: materialmente come avviene la connessione bidirezionale? Penso sia per Vai, vai. il mio caso. E Matte, se mi aiuti un attimo, vai all'ultimo video. Ah, pensavo chiedesse proprio della live connection. Non l'ho. Penso che sia una domanda per Mario perché è arrivata alle 17:02, per cui Ok, provo termine. riesci a muoverti tu nella presentazione con le frecce? Se No, volevi farlo. se mi vai all'ultimo video senza avviarlo, perché così. Aspetta che lo troviamo. Questo qua. Aspetta, sono un po' indietro. No, no, l'ultimo video proprio. Esatto, no, senza che lo fai partire. Come avviene in pratica, a sinistra c'è l'algoritmo proprio del modello BIM, c'è un componente in Grasshopper che ti estrae i dati geometrici più altre informazioni. In pratica, con quel componente che si chiama, mi pare extract component, extract data, una roba del genere, ti estrai la volumetria piuttosto che l'area di ingombro, questo dato geometrico veniva raccolto in queste caselline per partizioni verticali, orizzontali, travi e così via. Questo componente, che poi è un pannello, viene applicato a questo componente per ogni singola stratigrafia, così io sapevo che la determinata stratigrafia di tot tipologia aveva tot area d'applicazione. Grasshopper in questo campo andava a calcolarsi tutti gli elementi tecnici. Stessa cosa qua veniva fatta per i serramenti. Poi, una volta da questi componenti arancioni che Grasshopper aveva calcolato gli output singoli per ogni tipologia di stratigrafia, venivano reimportati. Quindi segui proprio il cursore. Venivano rimportati come proprietà all'interno dei componenti stessi che avevano generato in una prima fase gli elementi all'interno di Archicad.
È un po' confuso, però, cioè, è un sistema ciclico, quindi lo stesso componente con cui hai creato gli elementi da Grasshopper ad Articad, dopo andava a raccogliere l'output del secondo algoritmo come proprietà. Quindi andando ad avviare la connessione, poi si sincronizzava tutto quanto con nuovi calcoli. Diciamo Perfetto. che non è stato facile descriverla alla commissione di laurea in un'ora, immagino in 10 minuti qua, però. Vabbè, immagino. Allora, Giuseppe, chiede, entrambi i software condividono il file dati? Sempre per Mario. Non ho capito. C'è Entrambi i scritto software questo. condividono. Adesso non so che cosa intende per file dati, non vorrei che fossero magari, che ne so, degli attributi di Archicad o quant'altro, visto che parla di condivisione. Se magari ce lo riscrive perché non ho Ecco, capito come Giuseppe la scrive. domanda. Perfetto, vado avanti. Allora, qua. Sì. Ah no, guarda che ha scritto. Allora, il file di Archicad viene modificato da Grasshopper. Fondamentalmente. No, il file di Archicad non viene modificato da Grasshopper, ma Grasshopper crea tutti gli elementi da Archicad. Tutti gli elementi che sono già nativi in Archicad non possono essere modificati in Grasshopper. Tu puoi creare degli elementi nuovi in Grasshopper e sostituirli, ma da quelli venivano poi estratti dati quantitativi e si procedeva con tutto il calcolo. Quindi no, non si modificava nessun elemento in Archicad. Ok. Allora, poi Matteo vi fa una domanda che è un po' lunga, adesso io ve la leggo. Allora, buongiorno. Benché sia un utente Archicad e lo considero il top, ho recentemente approfondito Revit e soprattutto l'utilizzo di Dynamo open source con i relativi nodi. Non ho trovato la stessa corrispondenza per i metadati, almeno in apparenza, fra Archicad e Grasshopper, che pensavo funzionale solo alla modellazione. Da quello che ho visto, forse sono fuori strada. Possiamo considerarli equivalenti? Tan 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 Torniamo tan. un attimo magari alla cronostoria così ce l'abbiamo un po' sul tavolo della discussione. Vabbè, sicuramente diciamo Grasshopper è uno strumento esterno ad Archicad, per cui diciamo che è un po' la risposta sta già in questo come affermazione, mentre Dynamo è un applicativo interno allo stesso software, quindi sicuramente può esserci una maggiore compatibilità magari tra degli script, appunto, tra dei componenti di Dynamo, ma che comunque diciamo poi in realtà quello che riesci a fare in Dynamo all'incirca diciamo, riesci comunque ad arrivare a degli obiettivi diciamo equivalenti anche con Grasshopper. Sì, Però sì. c'è qualche differenza, tieni conto appunto come diceva Matteo, Dynamo è integrato, è la stessa casa software, qua si devono sempre per lo sviluppo della live connection, devono interagire MacNeil e Graphisoft, che penso non sia mai semplice far interagire due case software su non solo sviluppo tecnico, ma anche poi tutta la parte commerciale del plugin. Quindi. Perfetto. Abbiamo una domanda di Edoardo. Che caratteristiche deve avere un computer per far girare questi algoritmi? Io con un MacBook Pro del 2016 non riesco nemmeno a importare una soletta in Grasshopper senza che vada tutto in crash. Allora, non un MacBook Pro del 2016. Perché io ho quello del 2015 e mi sta abbandonando, quindi cambia computer. Ma diciamo che, dato per dargli la risposta, visto che segnala che utilizza Mac, avete diciamo qualche esperienza diretta nell'utilizzo, che ne so, degli ultimi Mac con i processori M1 o altro? Vi è capitato? No, con Grasshopper no. M1 no, però tieni conto che Grasshopper tra Windows e Mac sono sviluppati in maniera differente. E Grasshopper per Mac viene sempre sviluppato dopo Windows.
Quindi c'è prima la release classica su Windows e poi su Mac, perché sono proprio due linguaggi differenti e in pratica non è, il funzionamento di Rhino è un po' meno efficiente su Mac, quindi probabilmente cioè, potresti avere problemi perché appunto è meno performante su Mac rispetto a Windows. Infatti, quando ero da Matteo Thun, partizione al mio Mac per far funzionare Grasshopper su Windows. Intanto abbiamo anche già un po' risposto alla successiva domanda di Maria Pia che chiede come funziona Grasshopper con Archicad su Mac. Se volete aggiungere qualcosa. È meglio su Windows, diciamo così. È Esatto. ottimizzato. Per adesso è meglio su Windows, poi vedremo se magari in futuro ci sarà Anche qualcosa. perché sì, deve uscire Grasshopper 2, che è proprio un altro software. Quindi non so, è tipo nel WIP di Rhino 8. Quindi dipende quando poi lo rendono disponibile. Penso sia più performante. Se no, non acquistate l'M1, visto che non è possibile fare la partizione. Abbiamo risolto. Lorenzo chiede: esistono dei corsi completi di Graphisoft per aziende sulla connessione Grasshopper Archicad? Qua rispondo io, in questo momento no, però se sei interessato a fare un corso Grasshopper Archicad, se ci contatti alla mail it.learn@grafisoft.com, ti possiamo dare tutte le informazioni necessarie. Poi Max chiede, no, chiede, dice: aiuto a rispondere, non è un caso che sia stato sviluppato Rhino Inside con tre punti esclamativi. No, non so Sì, che cosa. non mi esprimo su Rhino Inside perché ho avuto molti feedback che funziona un po' malino, quindi Rhino Inside fino a un certo punto. Sergio chiede se sapete qualche informazione. È prevista in futuro una integrazione dei programmi? Allora, Ce la Mario aspettiamo, insomma. incrocia le dita, Matteo non si esprime, No, quindi dico, ce lo perché. auspichiamo, speriamo, però cioè, ovviamente potrebbe essere già una soluzione da sviluppare Paramo, in realtà, che è stato introdotto ovviamente da poco, quindi diciamo, c'ha meno funzioni sicuramente di Grasshopper, però magari, chissà, negli sviluppi futuri delle prossime versioni di Archicad verrà man mano implementato sempre di più o comunque rivisto per diventare un po' una soluzione tipo Dynamo per la concorrenza, diciamo così. Ok, perfetto. Però ovviamente non lo sappiamo. Ok, niente, siamo arrivati al termine anche delle domande, per cui direi che possiamo chiudere anche il webinar. Niente, io ringrazio Matteo e Mario per la loro disponibilità, la loro professionalità e ringrazio tutti voi che avete partecipato al webinar. Per rispondere alle domande, se sarà disponibile la registrazione, sì. Adesso non so dirvi quando, però andremo a pubblicare questo webinar su YouTube nel canale di Archicad Italia, che è gestito da Graphisoft Italia. Niente, vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata, e visto che domani è venerdì, anche un caldo weekend, visto che danno temperature abbastanza alte. Ok, grazie mille di esservi collegati e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao a Grazie, tutti. buona serata.